Allora ragazzi, volevo dire una cosa a tutti i miei followers in tutto il mondo. Volevo presentarvi il giocatore più forte degli ex giocatori in Italia. In Italia, no? No, sei troppo forte. In Italia o anche in Europa? No, sì, esagerai già troppo in Italia. Forse anche in Europa. Si chiama Thomas Locatelli. È troppo, troppo forte. Lo chiamano Osso. Adesso siamo in finale contro, è durissima per Osso. Poi abbiamo giocato prima, hanno vinto loro 4-2. Per i tattica, infatti. Tattica. Comunque il più forte che c'è in Italia lui, tra tutti noi ex calciatori. Grande numero, comune! Settimana scorsa eravamo a Bologna, ha fatto il torneo. Non l'ho vinto però, per cui ha perso. Però, tu hai vinto la Coppa Italia. Coppa Italia. Ho buttato via la Coppa e ho buttato via tutto. Non lo giocavo quando giocavo, l'ho giocata ora da padelista. A Bologna, in Coppa Italia di padel. Ciao ragazzi. Grande raga! Loro 4-2. Per i tattica, infatti. Comunque il più forte che c'è in Italia, tra tutti noi ex calciatori. Grande comune! Settimana scorsa eravamo a Bologna, ha fatto il torneo. Non l'ho vinto però, per cui però, tu hai vinto la Coppa Italia. Coppa Italia. Ho buttato via la Coppa e ho buttato via tutto. Non la giocavo quando giocavo, l'ho giocata ora da padelista. A Bologna, Coppa Italia di padel. Ciao ragazzi. Grande raga! Ora voglio fare un grandissimo in bocca al lupo al nostro Big Mac, perché ti fa l'in bocca al lupo, è pratica. Io e Locke, no, per il quest'anno col Piacenza. Ah, allora mica per questo ma che cazzo ce ne frega del padre, perché qua Big Mac, se no non ti conosci nessuno, vieni qua, facci da famoso. Dai che ti fa diventare famoso. Ecco qua Big Mac, quest'anno allena in Piacenza, quindi allora che facciamo? Non facciamo niente. Ecco, un grandissimo bocca al lupo, fai la Serie D, devi vincere il campionato, se riesco una partita vengo a vederla a Piacenza. Tribuna d'onore. Vediamo, dai. Facciamo così, non vengo a Piacenza, però ti seguo tutte le domeniche, perché dopo mi sento in colpa. Quindi non vengo, ma ti seguo. Va bene.